Nel nostro cammino quaresimale siamo giunti alla quinta domenica e dobbiamo immaginare Gesù dopo che è entrato in Gerusalemme, acclamato dalle genti come il Messia, ora va in disparte in un luogo, probabilmente in una casa, e accade che alcuni greci vogliono vederlo e chiedono a Filippo e Andrea di poterlo vedere. Filippo e Andrea vanno da Gesù. E Gesù non dà risposta a questi greci, ma indica ai discepoli dove lo possono vedere, dove lo possono contemplare. Lo possono vedere crocifisso, lo possono vedere come colui che perde la vita. E allora Gesù introduce quel bellissimo paradosso attraverso l'allegoria del seme che, caduto in terra, se non muore resta solo, se invece muore produce molto frutto. E qui c'è tutto il paradosso del dono di sé. Gesù dona totalmente la sua vita perché noi la potessimo ricevere. Gesù indica ai suoi discepoli qual è la strada del discepolato, qual è la via che tutti siamo chiamati a percorrere. Ma ecco che il nostro brano improvvisamente cambia di nuovo tono. Gesù vive un momento di turbamento. Dice esplicitamente: l'anima mia è turbata. Turbata da che cosa? Di fronte alla prospettiva della morte, di fronte alla prospettiva di una passione, di fronte alla prospettiva che la volontà del Padre lo chiama a morire sulla croce. Davanti a questo turbamento noi possiamo dire che non siamo soli davanti e nei nostri turbamenti, nelle nostre sofferenze. Dall'altra parte vediamo anche la piena umanità di Gesù, un'umanità che affronta il mistero della morte. Questo momento di turbamento sostituisce l'agonia nell'orto del Getsemani nel Vangelo secondo Giovanni e al tempo stesso sostituisce anche il racconto della trasfigurazione, perché Gesù è trasfigurato nel momento in cui la sua umanità viene sfigurata dalla sofferenza e dalla passione. In questo momento perciò di turbamento, di sofferenza, c'è un intimo dialogo con il Padre. Gesù non può dire nessun'altra parola se non Abba, Padre, e si rimette pienamente alla volontà di Dio, si consegna in obbedienza al Padre. E a questo punto interviene una voce, proprio come nel racconto della Trasfigurazione, il Padre conferma che quello è il figlio obbediente e quella è la via anche per i discepoli. Questo brano perciò ci introduce perfettamente alla settimana di Passione, ci introduce al mistero di Cristo che cammina verso il dono totale di sé sulla croce e ci fa scorgere anche qual è il cammino del discepolo.